Sette partite, sei sono i punti di distacco. Tre sono i babà, tre, uno, due, tre. E ringraziate che sono solo tre. E ringraziate che sono solo tre. Mazz, che legnata, ragazzi. Maronna mia. Allora, bisogna dire, onestamente, Juve è partita malissimo. Ma perché è partita male? È partita male perché ho sbagliato atteggiamento. È partita con un po'. Non si aspettava questa azione di forza del Napoli iniziale. Ci ha messo in difficoltà, ma è passato in vantaggio su una cazzata nostra. Perché noi il gol ce lo facciamo noi, non ce lo fanno gli altri. Ce lo facciamo noi il gol. Cazzata di Bonucci che dà un pallone insulso. Ma Dybala molle come un fico perché. L'80% è colpa di Bonucci, il 20% è colpa di Dybala che non può star lì. E poi è arrivato il gol di Mertens, bella azione tra l'altro, una bella ripartenza. Abbiamo fatto la cazzata enorme, gli abbiamo regalato l'1-0. Ma qui viene fuori la differenza tra la grande squadra e una buona squadra, perché Napoli è una buona squadra, ma la Juve è una grande squadra. La Juve ti prende, ti rigira come un calzino. Ti fila il gol del pareggio su un'azione meravigliosa di Ronaldo sulla fascia, il colpo di testa di Mario Mandzukic che fissa il risultato su 1-1, ma poi si divora l'impossibile per chiudere. Già subito nel primo tempo poteva tranquillamente essere 4-1 la partita. Si è mangiata l'impossibile, ma il Napoli ha retto, si va al riposo, si invia il secondo tempo, inizia subito Mandzukic la messa su un'altra giocata dal nulla di Ronaldo che è l'arma in più alla fine. Parliamoci chiaro, un giocatore come Ronaldo ti trova le palle gol, le fa crescere come crescono i funghi durante la stagione autunnale. E gol di Mandzukic, e gol di Mandzukic. Da lì ragazzi, cosa vogliamo dire? Poi è chiaro, è stato espulso anche Mario Rui. Voglio vedere chi ha il coraggio di dire che non era rosso, perché qualche idiota lo scriverà. Qualche idiota lo scriverà che non era rosso. Cioè, Dybala è uscito azzoppato per quel fallo criminale di Mario Rui, ma qualcuno dirà che non era rosso. Detto questo, andiamo avanti. Il Napoli ha l'occasione per pareggiarla, perché comunque ripetiamo che la Juve le cazzate le deve fare a prescindere. E Callejon si è mangiato un gol grosso come una casa. E poi è arrivata la terza rete di Bonucci da calcio d'angolo. E poi è stata solo pura accademia. A mio avviso, vittoria meritatissima della Juve. Punto. Cioè, possiamo girare quanto volete. Il Napoli sì, ci ha messo il cuore, ha messo quello che volete, ma la Juve è più forte. Cioè, ragazzi, la Juve è più forte. Più forte, punto. È passata, cioè, un'altra squadra dopo il gol del vantaggio del Napoli si sarebbe afflosciata. La Juve invece è tranquilla, è andata avanti, pa, pin, pin, col gioco, perché è importante dirlo col gioco, visto che parlate di noia, col gioco è andata a pareggiare il vantaggio e l'ha chiusa. Col gioco, giocate di prima, giocate di qua e non siamo ancora al meglio. Il Napoli aveva il grosso vantaggio, parliamoci chiaro, di essere avere giocatori molto bassi. Quindi entro in condizione prima. E comunque alla fine oggi ho rivisto la partita attentamente e sono dell'idea che l'unico giocatore del Napoli che prenderei e metterei nella Juve è Allan. Gli altri li lascerei là perché secondo me quelli che ha la Juve sono superiori in ogni ruolo. L'unico veramente che varrebbe la pena portare a casa è Allan perché è un signor giocatore, è indiscutibile questo. E che dire ragazzi, oggi è giornata bruttissima per la Campania, per la regione Campania è una giornata tremenda perché è un Napoli. Perde tre pere e se ne va a casa. E a Benevento quest'aria anti-Mandzukic, no? Anti-Mandzukic, perché gioca Mandzukic e si è rigirata contro, perché è Marione Mandzukic, quello che a Benevento non possono vedere, non a Benevento, in una casa di Benevento non possono vedere. Due gol e via. Due gol, così proprio, pam. E a Benevento il silenzio. Adesso voglio vedere che cosa si sarà da dire anche su questa partita. Intanto, asfaltata è altra figura di menta in quel di Benevento. In quel di Benevento. Detto questo, Juventus batte Napoli 3-1. Attenzione perché siamo alla settima partita. Il campionato è lunghissimo. Ma 6 punti sul Napoli, ragazzi, non è cosa da poco. Questa Juve ti dà la sensazione di poterle veramente vincere tutte. Non le vincerà mai tutte perché sarebbe un record impossibile. Ma attenzione perché questa Juve è veramente una squadra pazzesca. Al prossimo video, ciao!